Nella scena iniziale, ci viene mostrato lo stato desolato del New England dopo un'epidemia catastrofica di zombie che ha spazzato via quasi tutta l'umanità, ad eccezione di pochi sopravvissuti. Tra questi sopravvissuti ci sono due compagni, Ben e Mickey. Mickey è un ragazzo esigente che apprezza la pulizia e aspira alla perfezione, ma gli manca il coraggio. Al contrario, Ben è un robusto sopravvissuto che non è disturbato dalla sua mancanza di igiene e possiede coraggio in abbondanza. I due amici intraprendono un viaggio attraverso le tortuose strade del Connecticut, senza particolari destinazioni in mente. Il loro obiettivo principale è evitare di essere scoperti dagli zombie carnivori che vagano per il paesaggio e sopravvivere cercando le provviste necessarie. Inoltre, irrompono regolarmente nelle case per cercare cibo, attrezzature tecnologiche o qualsiasi altra cosa che possa aiutarli a lungo termine. In mezzo al caos e al tumulto che li circonda, due amici intimi, che condividono un reciproco amore per il baseball, si dedicano a questo sport esclusivamente per il proprio divertimento personale. La loro storia condivisa, tuttavia, rivela che una volta sono rimasti intrappolati in una casa nel Massachusetts con la famiglia di Mickey per ben 3 mesi. Tragicamente, il padre, la madre e il fratello di Mickey sono tutti stati uccisi prima che fossero in grado di escogitare un piano per fuggire. In seguito a questo evento traumatico, Ben si è opposto a dormire in casa, il che spesso si traduce in molte accese discussioni tra i due amici. Nonostante questo, Mickey vuole vivere una vita normale, quindi si rifiuta di imparare le abilità di sopravvivenza di base. Lui si isola costantemente ascoltando il suo lettore CD con le cuffie, scaricando le batterie. Durante una delle loro missioni di ricerca, i due si imbattono in un'auto con una donna zombie intrappolata dentro. Ben prende l'audace decisione di aprire la portiera dell'auto, permettendo allo zombie di uscire prima di sparargli prontamente alla testa. Sorprendentemente, l'auto rimane funzionante, cosa che riempie i due amici di un senso di ottimismo. Incoraggiati da questa piccola vittoria, ripartono per il loro viaggio imprevedibile, incerti su ciò che li attende. Con il passare della giornata, i due finalmente arrivano alla casa abbandonata della ragazza di Mickey, che procedono a controllare a fondo. In un colpo di fortuna, riescono a scoprire due walkie-talkie funzionanti. Mentre provano i dispositivi, si imbattono inaspettatamente in una conversazione tra due sopravvissuti di nome Annie e Frank. Sopraffatti dall'eccitazione, si rendono conto che c'è ancora vita fuori oltre alla loro isolata esistenza. Annie e Frank sembrano appartenere a un gruppo organizzato di sopravvissuti chiamato Orchard, e Mickey, che da mesi non sente il suono di un'altra voce umana, subito si rivolge a loro con una seria richiesta di adesione. Purtroppo, le sue speranze si infrangono quando il gruppo rifiuta categoricamente la sua richiesta. Lo avvertono persino di non contattarli mai più, prima di terminare la chiamata. Frustrato e arrabbiato, Mickey si scaglia contro Ben, esprimendo la sua profonda riluttanza ad abbracciare un cosiddetto stile di vita da cacciatore-raccoglitore e la sua paura di morire ogni giorno. Dopo questo, i due continuano il loro viaggio e si imbattono in una casa vicina. Mentre Mickey apre la porta, un paio di zombie escono, ma lui esita ad affrontarli. Stufo, Ben si fa avanti con una mazza da baseball ed esorta il suo amico a spappolare con lui le creature che hanno ucciso la sua famiglia. Tuttavia, Mickey rimane irremovibile sulla sua decisione. Spiega che questi zombie una volta erano umani, quindi non meritano di morire una seconda volta. In realtà, ha solo paura di affrontare gli zombie. Sentendo le sue deboli scuse, Ben si arrende e i due continuano il loro viaggio, affrontando il futuro incerto davanti a loro. Il giorno dopo, si svegliano e ripartono per il loro cammino. A un certo punto Mickey sceglie di dormire in macchina, mentre Ben decide di fare una doccia in una vicina cascata. Mentre Mickey sta riposando, uno zombie seducente tenta di sfondare il finestrino dell'auto. Mickey inizialmente va nel panico e cerca di contattare il suo amico per chiedere aiuto, ma alla fine trova attraente lo zombie e inizia a dedicarsi al piacere personale. All'improvviso, Ben appare da dietro e spara allo zombie in testa, schizzando tutta l'auto. Nota poi il comportamento di Mickey e lo trova divertente, facendo sentire quest'ultimo in imbarazzo. Mentre continuano il loro viaggio, si imbattono in una casa nella foresta, e Mickey suggerisce di passare la notte dentro perché vuole dormire in un letto come un vero essere umano. Ben accetta, forse per alleviare la frustrazione del suo amico, ma gli porta via il suo lettore CD per la notte. Quella sera, Ben si gode un drink, della musica, e balla, mentre Mickey cerca di contattare Annie con il walkie-talkie. Con sua sorpresa lei risponde, ma non nel modo in cui lui voleva. Annie gli dice severamente di stare lontano dal loro canale e smettere di contattare il suo gruppo, siccome l'Orchard non è il tipo di posto che sta cercando. La mattina presto, Ben si accorge di uno strano suono proveniente dall'esterno della casa. Mentre va a indagare, si imbatte in uno zombie che è stato legato vicino alla casa. Ben ha quindi un'idea e rilascia lo zombie nella stanza dove sta dormendo Mickey.
Chiude poi la porta e incita l'amico ad ucciderlo con la mazza da baseball che ha lasciato nella stanza prima. Nonostante la paura iniziale di Mickey e le urla di aprire la porta, Ben non si arrende e invece continua a incoraggiare l'amico, assicurandogli che ce la può fare. Qualche attimo dopo, il suono della lotta si interrompe e Ben apre la porta trovando Mickey coperto di sangue. Si scopre che è finalmente riuscito a uccidere uno zombie. Ben è orgoglioso del successo del suo amico, ma Mickey non si sente allo stesso modo e invece attacca Ben con rabbia prima di uscire di casa. Dopo un po' i due amici si riconciliano, ma all'improvviso Mickey scoppia in lacrime. Chiedendo il motivo, rivela che Annie gli ha proibito di contattarla. L'aver ucciso il suo primo zombie e l'essere stato rifiutato da una comunità sembra aver cambiato Mickey. Con il passare dei giorni, comincia a prendere sul serio i consigli di Ben. Impara a pescare e passa meno tempo con le cuffie. Questo cambiamento di comportamento fa diventare più vicini i due amici e iniziano a godersi il tempo insieme più che mai. Un giorno, durante il loro viaggio, i due amici si imbattono in un'auto in panne e decidono di indagare. Ben tenta di aspirare del carburante dall'auto per rifornire il loro serbatoio, ma si rendono presto conto che l'auto è già senza carburante. Mentre stanno pensando alla loro prossima mossa, un uomo di nome Jerry appare all'improvviso e punta a Mickey un coltello, minacciando di ucciderlo a meno che Ben non consegni le chiavi della loro macchina. Nonostante i tentativi di Ben di far ragionare Jerry, l'uomo si rifiuta di fare marcia indietro e chiede le chiavi. Dopo aver pensato un secondo, Ben dice a Jerry che le chiavi sono in macchina e così l'uomo rilascia Mickey. Tuttavia, quando procede a controllare, si rende conto di essere stato ingannato. In un impeto di rabbia Jerry cerca di scappare, ma Ben gli spara alla schiena e lo uccide. Mentre gli amici si stanno riprendendo dall'incidente traumatico, un'auto si ferma e due sopravvissuti si avvicinano a loro. Una di loro è una donna che chiede loro dove si trovi Jerry. Ben le dice onestamente cosa è successo, e dopo aver sentito questo lei dice che ha fatto la cosa giusta perché l'uomo era in realtà un ladro che gli aveva rubato l'auto. Dopo ciò, il suo compagno fa rifornimento all'auto abbandonata e si prepara a partire. Poco prima Mickey riconosce però la voce di Annie dal walkie-talkie e la chiama per nome. Si scopre che è lei la donna all'interno dell'auto. I ragazzi sono entusiasti della scoperta, ma non si può dire lo stesso per Annie. Temendo che il gruppo di Orchard venga scoperto e saccheggiato, spara a Ben nella gamba. Non contenta, butta anche le chiavi della macchina in un campo vicino in modo che non possano inseguirla. Ora i ragazzi non possono andare da nessuna parte, poiché tutte le loro provviste sono all'interno della macchina. Al calare della notte, Mickey e Ben continuano a cercare le chiavi, ma non riescono a trovarle da nessuna parte. Ben presto l'oscurità si fa più profonda, così i due amici decidono di dormire all'interno dell'auto sperando di riprendere la ricerca al mattino. Nel cuore della notte, vengono improvvisamente svegliati dal putrido odore di zombie che hanno circondato la loro auto. Senza le chiavi per avviare il loro veicolo, i due amici sono intrappolati all'interno e impossibilitati a fuggire. La situazione peggiora di mattina, siccome molti altri zombie si radunano intorno a loro impedendo a Mickey di avventurarsi alla ricerca delle chiavi. Nella scena successiva, vediamo che l'infortunio di Ben è peggiorato, quindi ora non è nemmeno in grado di muoversi correttamente. Per questo motivo, sono costretti a trascorrere una quantità indefinita di tempo all'interno dell'auto. Con il passare dei giorni, la presenza costante degli zombie ha un impatto negativo su entrambi gli amici. Il rumore incessabile, l'odore e la vista dei non morti pesano pesantemente sui loro spiriti, rendendo più difficile far fronte alla loro situazione. Mickey, in particolare, inizia a sentirsi sempre più irritato e irrequieto. Spinto sull'orlo dalla costante presenza degli zombie, copre i finestrini dell'auto con coperte, sperando di bloccare il mondo esterno e la vista dei mostri. Giorno dopo giorno passano il tempo giocando, cantando canzoni, ubriacandosi e talvolta semplicemente sedendosi in silenzio. L'implacabile assedio degli zombie, unito alla mancanza di cibo e acqua, prosciuga lentamente il loro spirito e li lascia senza speranza. Nonostante i loro migliori sforzi, sembra che non potranno mai sfuggire al loro triste destino. A un certo punto, Ben incoraggia Mickey a uscire alla ricerca della chiave della macchina. Questa volta, Mickey non esita e decide finalmente di uscire dal tetto apribile. Mentre le cerca, Ben attende con ansia il ritorno del suo amico, sperando che trovi la chiave e ritorni in fretta. Dopo diverse ore, Mickey ritorna, ma con un profondo segno di morso sulla mano. L'implacabile assedio degli zombie, unito alla mancanza di cibo e acqua, prosciuga lentamente il loro spirito e li lascia senza speranza. Così, nonostante le suppliche di pietà di Mickey, Ben è costretto a sparare al suo unico amico e a ucciderlo. L'urlo straziante di angoscia che Ben si lascia sfuggire dopo l'atto è una testimonianza dell'immenso dolore e della perdita che prova. Senza Mickey, Ben rimane solo in un mondo desolato invaso dagli zombie.
Il peso della situazione grava su di lui, mentre è alle prese con la decisione che è stato costretto a prendere. È chiaro che non aveva altra scelta che togliere la vita a Mickey, poiché le potenziali conseguenze di lasciarlo vivo erano terribili. La sensazione di isolamento e solitudine è travolgente, e sembra che non ci sia fine in vista per Ben mentre continua a navigare in un mondo post-apocalittico duro e spietato. Dopo la tragica morte del suo amico Mickey, Ben è consumato dalla rabbia e dalla sete di vendetta. Incolpa Annie per la sua morte, e giura di ucciderla. Per esprimere il suo odio e la sua rabbia, Ben parla con il walkie-talkie e minaccia di ucciderla. Tuttavia, prima che possa mettere in atto la sua minaccia, deve trovare il coraggio di lasciare l'auto che è diventata il suo unico rifugio in questo mondo post-apocalittico. I ricordi di Ben del suo passato, intrappolato per mesi in una casa, non fanno che aumentare la sua ansia e apprensione. È però determinato ad agire, anche se questo significa rischiare la vita. Secondo Ben, si ficcherà semplicemente una pallottola in testa se il suo piano di fuga non funziona, ma se funziona, ne metterà una nella testa di Annie. Non avendo niente da perdere, Ben fa il grande passo e scappa dall'auto. Sebbene sia circondato da un'orda di zombie che si trascinano dietro di lui, rimane concentrato sulla sua missione per vendicare la morte del suo amico. Cammina lungo la strada, guidato dalla sua determinazione a trovare e uccidere Annie. Nonostante il pericolo rappresentato dagli zombie che lo seguono, Ben è inarrestabile, con una ferma determinazione a fare tutto il necessario per portare a termine la sua missione. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!